Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, ragazzi. Allora, facciamo un aggiornamento. L'aggiornamento è questo. Quindi l'aggiornamento sulle testate giornalistiche di quello che è successo ieri all'Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani, dove ha visto il Pisa capitolare per 2-1 grazie a Colombo, che ha aiutato, ha fatto un assist decisivo. Forse un ingaggio a quest'arbitro ci starebbe anche, perché insomma, bravo. Ha fatto veramente un assist non indifferente, quindi ha agevolato, aiutato, chiamatelo come volete, aiuto, agevolazione, eccetera, eccetera, di tendenza, perché questo fa tendenza, no? Quindi questo fa tendenza, e quindi ha aiutato insomma il Bari a vincere la partita. Senza ombra di dubbio, ma lo stanno dicendo tutti, ma siccome qua dice qua, perché su Facebook leggo il pagliaccio, te lo dico io il pagliaccio, siete voi che non sapete l'italiano e non riuscite a collimare, perché a questo punto viene questo dubbio, insomma, lo stanno dicendo a chiare lettere tutti e in tutte le testate giornalistiche. Quindi andiamo a vedere, eccolo qua, questo dice la rosa: Pisa furibondo, eccetera eccetera, il rigore decisivo concesso al monitor per mani di Caracciolo su un cross di Moracchioli, ma dopo che la palla aveva colpito le gambe dell'arbitro senza che quest'ultimo fermasse il gioco. Gravissimo, infatti, la società valuta il ricorso per errore tecnico. Questo è quello che dice la Gazzetta, ok? Poi andiamo a vedere qua, questo è tutto B, no? Quindi, allora trovate, io poi ve li linko, perché dopo dice questo se l'hai inventate, no. Io ve li linko sotto, così poi volete, potete andare a vedere e a leggervele. Perché a questo punto, cioè non... appena 24 ore dopo il segnale è arrivato, bello grosso, dal Bari a Genova. A chi si azzarda di voler andare in Serie A direttamente, un segnale da brividi. Ma si era visto un arbitro entrare facendo da sponda al giocatore in un'azione offensiva che porterà a un rigore. Al Bari è riuscito questo capolavoro grazie all'arbitro Colombo, che passerà alla storia. Pisa ucciso e Genoa e Frosinone un po' perplessi, persino l'ex arbitro Calvarese a Sky ha dovuto condannare l'arbitro Colombo. Va bene? Ma io vorrei sapere, i pagliacci siamo noi o siete voi? Cioè, o meglio, sono io o siete voi? Fatemi capire. Ma io vorrei sapere, no? Cioè, ma state zitti perlomeno. Cioè, voglio dire, ma almeno state zitti. Non vi riesce nemmeno quello. Cioè, non vi riesce nemmeno stare zitti. Vabbè, andiamo avanti. Eccolo qua. Allora. Questo invece è, adesso ve lo metto dall'inizio così perlomeno, questo è Di Marzio. Pisa, l'arbitro tocca il pallone e l'azione prosegue. La spiegazione regolamentare. Vedete che quella che ho fatto io non era giusta, perché sono un pagliaccio, perché siete bravi solo voi di Bari. A Bari, cioè ragazzi, a Bari ci sono dei veramente persone, cioè, voglio dire, altro che, cioè, c'è da dire che sono tutti bravi loro, ma meglio così, cioè nel senso. Comunque, durante un'azione degli ospiti, l'arbitro Colombo intercetta la palla, il possesso resta al Bari, che dopo pochi secondi si conquisterà un calcio di rigore. Il gol dagli 11 metri Antenucci darà la vittoria ai pugliesi. Pisa protesta però per il tocco di Colombo. Il direttore di gara avrebbe dovuto interrompere l'azione? Ci dice tutto Giampaolo Calvarese, che vi ricordo che è l'arbitro, l'ex arbitro che ha condannato l'operato di Colombo. Andiamo avanti su Sky. Pisa Bari, rigore nasce in un'azione regolare? Punto interrogativo. La questione sta tutta nell'articolo del regolamento che si intitola pallone non in gioco. Io l'ho detto nel video prima, andatevelo a vedere, l'ho spiegato per bene, ma le spiegazioni l'ha fatta il pagliaccio. La spiegazione la fate il pagliaccio, se così è, mi prendo il pagliaccio e va bene così. Vi si specifica che il pallone smette di essere in gioco qualora toccato dall'arbitro, non importa se la dà avanti, la dà indietro, la dà di fianco,
Non importa, l'ha toccata l'arbitro, basta, il pallone non è più in gioco, sono regole del 19-20, avete capito? Cioè non è tanto che è cambiato, evidentemente quest'arbitro non è a conoscenza, non è al corrente, è un errore tecnico, perché l'arbitro non è a conoscenza di... credo che non sia a conoscenza di queste cose, perché si ha lasciato andare il gioco, vuol dire che non è a conoscenza. Andiamo avanti. Vi si specifica che il pallone smette di essere in gioco qualora toccato dall'arbitro. Se in conseguenza di tale tocco inizia un attacco promettente. Semplice. Ed è proprio questo il caso. Il pallone deviato da Colombo non procede all'indietro verso la difesa, ma si avvicina all'area del Pisa. Ecco perché è un promettente, perché lui la tocca, la devia, ma... e va avanti. Si tratta di un'azione promettente a tutti gli effetti, che poi porterà a rigore. Passa dunque in secondo piano il fatto che il possesso resti del Bari. L'arbitro avrebbe dovuto interrompere l'azione. Cioè, non si sta parlando di pagliacci in un paese, qui si sta parlando che qualcuno, io dico, non capisce manco l'italiano. Cioè, non riesce a leggere l'italiano, o non si vuole leggere l'italiano, o si fa finta di non leggere l'italiano, va bene? Questo è italiano, né più né meno, ok? Ma vediamo. Il regolamento è questo. Il regolamento è questo. Non ce n'è di interpretazione. È un regolamento. Cioè l'arbitro è lì, arbitrare ed applicare il regolamento. Punto, basta, finito. Non ce n'è di interpretazioni. Non si interpreta niente. C'è un regolamento e si deve fare quello che specifica il regolamento. Basta, fine del discorso. Né più e né meno. Testate giornalistiche stanno dicendo questo. E i baresi, io sono il pagliaccio. Vabbè, ma per amor di Dio. Ripeto, mi prendo del pagliaccio. Va bene così. Secondo me, qui c'è qualcosa che non va. Poi, ripeto, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo. L'espulsione di Nagy sono interpretazioni, va bene, io l'ho detto per me Nagy ha interpretato da espulsione, però in questi casi l'arbitro sono valutazioni arbitrali del campo, era l'ultimo, va bene, attaccante eccetera, d'accordo, il rigore ci poteva anche stare, ma non in questa situazione. Quando perde il Pisa, io lo dico anche l'altra volta, anche con la Ternana, cioè sono obiettivo nelle cose. Io non vengo qua a difendere. Qui c'è da dire che è stato un errore arbitrale grossolano che ha favorito il Bari. Lo sta dicendo mezzo mondo e voi ancora insistete. Ma l'insistenza, cioè voglio dire, sbagliare umano, perseverare diabolico, non è che, cioè quantomeno silenzio. Vi dovreste chiudere nel silenzio e dire ma che è andata bene, forse magari ce la scampiamo, come può essere, può essere, perché qui insomma che la federazione prenda, ma non lo so, perché poi alla fine l'arbitro non ammetterà mai di aver sbagliato, credo, non lo so, perché poi magari ci stupiranno con effetti speciali, anzi con effetti normali, non speciali, quindi poi magari alla fine l'arbitro ammetterà, cioè sì, l'ho toccata, effettivamente si vede, l'ho toccata, è deviata, poi andava avanti, insomma, e poi è successo quello che è successo. Può essere, come può essere che non lo faccia. Questo poi, voglio dire, per carità di Dio. Però la verità è questa, la verità è questa, che il Bari ha vinto grazie a questo errore arbitrale. Ma non ho mica detto niente di pazzesco, Poi non so, può essere ottuso, non ottuso, questo è un altro discorso. Capito? Questo è quanto. Quindi dare il pagliaccio alla gente, insomma, quando poi in realtà le cose sono andate così, insomma, io me ne guarderei bene, perché poi insomma alla fine insomma ci si fa delle figure barbine, no? Che uno si arrabbia, si incazza da tifoso, perché quando uno vede le cose storte non vanno bene, sicuramente non vanno bene, perché uno paga un biglietto per vedere uno spettacolo. Se poi uno deve pagare il biglietto per già dà per scontato che qui è tutto ammesso, errori arbitrali sono ammessi, tutto ammesso, si va a interpretazione, cioè allora cosa ci si va a fare? Allora uno scende in campo e interpreta, allora questo lo interpreto così, quell'altro per me è così perché lo interpreto come mi pare, allora cioè, si deve seguire un regolamento, c'è un regolamento da seguire, no? E chi
deve insomma è preposto a far rispettare il regolamento è l'arbitro sicuramente. No, non siamo certamente noi, ma è sicuramente l'arbitro. Quindi l'arbitro deve andare secondo un certo regolamento. Quando te poi vai a falsare i risultati, falsi le classifiche e falsi, cioè, alla fine non è più una cosa regolare. E quindi uno si incazza. Giustamente uno si incazza. Semplice, no? Quindi, di cosa stiamo parlando? Del niente. Stiamo parlando del niente. Ma qualcuno ci arriva e magari qualcuno non ci arriva. Questo è il discorso. Poi, ripeto, uno farebbe bene a stare zitto e a dire effettivamente qui c'è qualcosa che non va, ma non va bene neanche quello, non si sta zitti e si deve aprire bocca e parlare a sproposito. E questo è quanto, no? Quindi, ora io vi linko tutte le testate giornalistiche, andate a vedere. Partita falsata, risultato falsato, perché c'è stato un evidente, grave errore arbitrale. Evidente, grave errore arbitrale. Di Colombo. Di Como. Cosa uno dice? Perché non è vero? Così. Quindi i tre punti sono stati dati, verranno magari dati, non lo so, magari sì, forse no. Se dovesse essere che i tre punti li prende il Bari, li prende per un errore arbitrale. Quindi un errore arbitrale hanno dato i tre punti al Bari. Perché se fosse stata interrotta l'azione, il rigore non ci sarebbe mai stato. Semplice. I giocatori si sono fermati, quelli a Pisa, perché pensavano che l'arbitro fischiasse. C'aveva già il fischietto in bocca, poi chissà come mai, per quale... Poi ce l'aveva, non ce l'aveva in bocca, non lo so. Comunque sia, sembra, dalle immagini sembra. Poi, alla fine, magari non è così, non era così, non lo so. Sembra alle immagini, ma al 100% non siamo sicuri. E quindi cosa? Cosa c'è da dire? Cosa c'è che non va? Cos'è che è successo? Tre punti dati grazie a un errore arbitrale. Semplice, sempre che rimanga così le cose. Comunque vi aggiornerò mano a mano, vi aggiornerò sulla situazione. Anzi, tra l'altro domani sera vi ricordo la trasmissione, noi siamo nei Nerazzurri dove si parlerà sicuramente di questo. Vedremo la società cosa farà nel frattempo, se insomma presenterà ricorso, se non presenterà ricorso, se l'arbitro nel referto ha detto mi sono sbagliato, magari il giudice sportivo, non lo so, vedrà cosa deve fare, magari la federazione ci metterà... Non lo so, ci metterà del suo, ma sono tutti presupposti. E detto io, la federazione guarderemo cosa farà. Ah, forse non è chiaro. Forse non è chiaro per qualcuno del Bari. Ma questa è la verità, eh. Poi, cioè, io starei zitto e direi, ma speriamo che mi vada bene. Se proprio proprio. Ma, cioè, dire, andare a fare cose qua, là. I tre punti sono stati presi, dati... Per adesso, siamo in condizione, per adesso, stati dati grazie a un errore arbitrale. Grave. Grave. Semplice. Poi uno può venire qua sotto al video e commentare, ci mancherebbe, potete commentare tutto quello che volete, ma la verità è questa, né più e né meno. Beh, detto questo, condividete il video sui social e... Che cosa? Niente. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e un bel like. A parte il like giù del Bari, me proprio, non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.